Buongiorno a tutti, innanzitutto ci scusiamo per lo slittamento dei tempi, è una sorta di pausa beneaugurale come quando normalmente in presenza si avviavano le nostre conferenze stampa di presentazione della stagione e c'era un mondo di persone intorno e magari quanto doveva un po' da mettere nel conto. A parte le battute, abbiamo scelto questa modalità ed è la prima volta che facciamo una presentazione della stagione in streaming, ritenendo appunto che avendo molte persone da coinvolgere, tra giornalisti, persone interessate, anche nostri abbonati, i collaboratori, fosse preferibile avere una modalità a distanza. Sperando che superate le difficoltà tecniche tutto possa procedere nel modo migliore. È un momento importante e vorrei dire che è anche un momento di festa, il fatto di poter ritrovarci con la proposta di illustrazione della stagione, o meglio del primo modulo della stagione 2020-2021. Veniamo da mesi complicatissimi, il mondo sta vivendo un'esperienza che sta rimettendo in discussione pilastri delle nostre convinzioni e modalità di comportamento, che ci consegna una lezione su come il genere umano deve però avere più attenzione e umiltà nel rapporto con la natura e con l'ambiente e nel non fidarsi troppo anche nella funzione salvifica e dominatrice delle macchine, però l'elemento che forse ha connotato di più l'esperienza di questi mesi è la necessità per tutti noi di usare modalità di cautela per salvaguardia di sé e degli altri nella relazione interpersonale e nel distanziamento fisico. Due fattori che fanno un po' cozzano con la dimensione e l'esperienza teatrale che ha proprio bisogno di fisicità e di empatia e di interazione col pubblico. Noi abbiamo cercato di far fronte a questo che è stato un dramma collettivo generale, ma che anche per la cultura e il teatro è stato davvero un periodo difficilissimo, provando comunque a trovare in ogni modo strategie e forme di contatto e di relazione. Lo abbiamo fatto durante il periodo del lockdown con la costruzione della piattaforma On Air, che ci ha consentito di tenere aperto, grazie anche alle collaborazioni dei nostri soci, della Regione Emilia-Romagna, dei comuni di Bologna, Modena, Cesena, Castelfranco, Vignola, di poter tenere una relazione con il nostro pubblico, se non improntata e appoggiata sul teatro in quanto tale, ma almeno su un discorso che riconducesse al teatro e ne sottolineasse la funzione e il ruolo sempre importante, ma di cui si è avvertita particolarmente la necessità in quel periodo e in quei mesi. Successivamente, quando si è potuti ripartire con la ripresa di un po' di attività nelle forme di cautela, abbiamo sperimentato una cosa che normalmente non facevamo durante l'estate, la possibilità di sviluppare eventi, attività a Modena, a Bologna, a Cesena, nelle altre sedi che abitiamo, con un forte riscontro di soddisfazione e di partecipazione da parte del pubblico. Questo è stato un elemento confortante, che ci dice come ci sia curiosità e voglia di relazione, di comunità, pur nel rispetto naturalmente di quei vincoli e di quelle limitazioni prudenziali che doverosamente devono essere applicate e che anche sono state comunque accettate anche da chi partecipava agli eventi come una condizione necessaria per poter vivere quelle esperienze. E adesso siamo a un punto di straordinaria importanza, cioè la presentazione della stagione, della prima parte della stagione 2021. Non entrerò nel merito perché lo farà Claudio Longhi, è però una proposta
interessante, credo che fa i conti con le difficoltà del momento e che introduce delle cautele di tipologia di attività e di forme organizzative che dovrebbero, noi ci auguriamo, metterci al riparo dal dovere riaffrontare cattive sorprese e decisioni troppo drastiche, e ce lo auguriamo per tutti, per noi come attività, ma per il pubblico e soprattutto per le comunità nostre e per il paese. E su questi aspetti, appunto, avrà modo Longhi di soffermarsi. A me interessa soltanto in questa presentazione sottolineare come mi è capitato più volte, incontrando persone in questi mesi, in questi ultimi tempi, che chiedevano appunto quando è che cominciate, quando è che cosa fate, come voglia di riappropriarsi e di ritornare a frequentare il teatro. Speriamo che questo sia di buon auspicio e che possiamo avere dei buoni riscontri attraverso questo nostro impegno e attività. Seguirà alla mia introduzione un intervento dei nostri soci fondatori necessari e degli altri comuni sede di attività teatrale di Emilia Romagna Teatro, e poi l'illustrazione da parte di Claudio Longhi del programma. Cercheremo di tenere tutto il più contenuto possibile, sono tante le cose, lo sapete perché già in passato era così, ma sono tante le cose anche di questa presentazione, di questa proposta di spettacoli e di attività. Vorrei concludere innanzitutto con un ringraziamento, oltre a chi ha voluto accettare il nostro invito per questa conferenza stampa, anche un ringraziamento a alcuni soci che hanno scelto di non intervenire e di depositare una nota nella corposa cartella stampa che potrete consultare, in primis la Fondazione di Modena e Biperbanca, che oltre che sostenere la stagione sostiene e sponsorizza anche l'attività del Teatro Ragazzi a Cesena. Tra i nostri partner e sponsor vi cito tutti in modo senza distinguere in che teatro, in che contesto territoriale: la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il gruppo Unipol, Coop 3.0, Assicop Bologna Metropolitana, la Coldiretti dell'Emilia Romagna, il gruppo Coind, Meseta Caffè, BAM Strategie Culturali, ERA, CONAD. E poi un ringraziamento molto affettuoso e di ringraziamento anche ai sostenitori dell'Art Bonus e degli aderenti alla Verta, quella forma di sostegno e di partecipazione molto accessibile che abbiamo lanciato in particolare verso il mondo delle piccole e medie imprese. Fondazione Iris Ceramica, in questo caso stiamo parlando di una grande impresa, Associazione Yolanda Gazzero, l'Assicopa Modena e Ferrara, gli amici dei teatri modenesi. E poi gli sponsor tecnici, Lepida e Logic Immagini e Suoni. Mi scuso se avrò sicuramente dimenticato qualcuno, ho trascurato di mettere in valore compiutamente le forme di contributo e di sostegno che ci vengono affidate, ma noi siamo davvero molto molto grati a tutti quanti ci accompagnano nel nostro sforzo e nel nostro impegno. Tra l'altro, come si vedrà anche dalla mole delle proposte che vengono presentate, c'è uno sforzo collettivo straordinario attorno al lavoro che ERT realizza e propone per ogni avvio di stagione. Ho finito, solo un cenno, perché non voglio sottrarmi, leggiamo anche noi i giornali. Chiederei, e avremmo pensato anche con Longhi, che il focus di questa conferenza stampa dovrebbe essere sul programma e sulle proposte che vengono illustrate, anche perché per dovere di informazione c'è una grande attesa tra gli abbonati, nel pubblico, per quello che potranno leggere e conoscere.
Poi sappiamo che ci sono delle dinamiche che potranno avere un divenire, e quando queste si saranno in qualche modo concretizzate, sarà il momento di ragionarne e di trarne le debite conseguenze. Per quanto riguarda Longhi, deciderà lui; per quanto riguarda Emilia Romagna Teatro, sarà il Consiglio di Amministrazione, insieme con i soci fondatori necessari, in primis appunto il Comune, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna, Modena, Cesena, gli altri soci della compagine che sostiene Emilia Romagna Teatro, che faranno le debite valutazioni e costruiranno i percorsi che dovranno essere per sviluppati per poter pervenire alle soluzioni necessarie. Vorrei semplicemente dire però che ERT è una realtà solida, che ha un profilo e un progetto da sviluppare, ha la forza di una compagine sociale che sostiene e condivide la funzione e la mission di questo teatro nazionale, e soprattutto delle sue capacità di essere una realtà radicata sui territori, e noi siamo confidenti che, anche se le difficoltà non mancheranno, sapremo fronteggiarle e sapremo anche costruire le condizioni per consolidare quel che ERT è e auspicabilmente anche lavorare ulteriormente per migliorarlo. Con questa consapevolezza e con questa misura io inviterei l'assessore alla cultura e al paesaggio della Regione Emilia Romagna, Mauro Fericori, se è in collegamento, a portarci un suo saluto, una sua riflessione, che ascoltiamo tutti molto 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 volentieri. Innanzitutto faccio le congratulazioni in anticipo sulla federazione di Longhi, per l'ottimo programma che Longhi, per l'ottimo programma che Longhi si accinge a presentare. Io penso che tutti i nostri prossimi anni debbano essere iscritti nella voce ambizione, e dal punto di vista del coraggio di riprendere la stagione e della qualità della programmazione, penso che si stia già facendo un ottimo lavoro in prosecuzione di un lavoro che è in corso da anni e che fa dell'ERT una realtà produttiva di importanza nazionale ed europea. Naturalmente dobbiamo avere ambizione anche nella conquista di nuovo pubblico, e dobbiamo avere ambizione nelle nuove dimensioni del discorso culturale, che è l'aumento della circolazione delle nostre produzioni, dei teatri che noi serviamo, e anche la possibilità nel tempo di aumentare la circolazione anche europea dei nostri lavori. Voi sapete che io metto molta importanza non solo nel livello culturale dei consumi nella nostra regione, che è altissimo e fa una delle regioni più colte d'Europa, ma anche negli aspetti produttivi del discorso culturale, e per questo per la regione l'ERT è come la pupilla degli occhi, perché ha proprio in sé questa doppia dimensione di produzione e di gestione di alcuni fra i più importanti teatri del territorio. Apriamo in condizioni ancora di difficoltà, anche se il posto su due che è occupabile ci permette un minimo di intensità di pubblico. Speriamo nel tempo di riuscire a migliorare l'occupabilità dei teatri. Speriamo anche di migliorare la questione delle mascherine, che può essere un limite. Quindi noi, sia pure dando la priorità alla sicurezza, lavoriamo perché
i cittadini possano tornare prima possibile, in modo più largo possibile, nei teatri. Auguri dunque a Merkel e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie assessore. Ringrazio ancora l'assessore Mauro Ferricoli per il suo intervento e per le considerazioni e gli incoraggiamenti che ci ha indirizzato. Adesso la nostra scaletta prevede l'intervento di Andrea Bortolamasi, l'assessore alla cultura, politiche giovanili, città universitaria del Comune di Modena. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente Barbolini, grazie al Direttore Claudio e grazie a tutti i ragazzi di ENTE per l'organizzazione della conferenza stampa, che vuole essere un momento di ripartenza e di rilancio di uno dei punti fermi come istituzioni culturali della nostra città, della nostra regione, del nostro paese. Io nel libretto del testo chiesto come saluto al libretto dello Storchi, sono partito da una citazione di Cesare Pavese che raccontava la bellezza del cominciare e del ricominciare ogni giorno. E credo che questo sia anche il filo conduttore che ci deve guidare da qui ai prossimi mesi, che saranno ancora mesi, dove l'indeterminatezza e l'incertezza causata da un'emergenza sanitaria che non è ancora terminata sarà purtroppo il nostro compagno di viaggio. Ma credo ci voglia anche l'audacia, il coraggio nel radicare quello che abbiamo potuto realizzare quest'estate, anche grazie a ERTE, alla nostra sinistra di giardini d'estate, che ha avuto, devo dire, un impatto che va ben al di là dei numeri che sono stati straordinari, e questo dimostra ancora di più quanto ERTE si è radicato nel tessuto non solo culturale ma nel tessuto più profondo della nostra città. E come dico sempre, ERTE non è di Modena, ma ERTE a Modena ha delle radici, un legame profondissimo che noi vogliamo non solo interrompere, ma vogliamo se possibile rafforzare. E devo dire che anche l'attesa che è emersa nei confronti di questa conferenza stampa e nella presentazione dei prossimi permessi lo testimonio. Io credo che sia una bella giornata per la città, perché quando lo scorso 16 giugno abbiamo riaperto un teatro, quando un teatro riapre è una giornata, una bella giornata per la città nel suo complesso. Quando si parla, si apre, si torna ad emozionare e platea. Dicevo prima, non saranno mesi semplici, credo che però con responsabilità e che ha sempre contraddistinto per lo meno il comparto culturale in questi mesi, il pubblico che si è dimostrato capace di rispettare le norme, ci sono tutte le condizioni, come diceva prima giustamente l'assessore Ferricoli, per garantire lo spettacolo in presenza. Chiudo come nel testo di presentazione alla segna lo Storchi, dedicando questa nuova partenza ai lavoratori dello spettacolo e della cultura, perché guardate, io credo che nel lockdown gli aspetti positivi non ce ne siano stati e il lockdown sia stato purtroppo solo e esclusivamente un acceleratore di diseguaglianze. Mi auguro però che il lockdown abbia scoperchiato quel velo neanche tanto sottile di ipocrisia che c'era sul comparto culturale, e adesso ci si possa rendere conto appieno che quando si parla di cultura si parla principalmente di lavoro e si parla di posti di lavoro per decine di migliaia di persone in questo paese. Ecco, io questa nuova partenza, questa ripartenza nella nuova normalità la dedico a tutti i lavoratori del comparto, dai lettori, ai tecnici, ai trattini, ai tecnici luci, audio, video, e mi auguro sia davvero una ripartenza verso un percorso che porti a meno fragilità e a meno precarietà. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, per quel poco che potrei dire, ci muoveremo ovviamente in questa direzione.
Grazie ancora a Giuliano e a Claudio per il lavoro che hanno fatto in questi mesi. Buona stagione a tutti. L'assessore Matteo Lepo ha una in disposizione e quindi non può intervenire. Gli facciamo innanzitutto gli auguri per un pronto ristabilimento. Si tratta appunto di una disposizione passeggera. Al posto dell'assessore porta l'intervento, il saluto dell'amministrazione comunale di Bologna, Giorgia Boldrini, che è la responsabile del sistema culturale del comune di Bologna. Prego. Buongiorno a tutti, sarà molto breve perché ormai si è fatto tardi, porto naturalmente i saluti dell'assessore, ma ci tengo a dire in maniera non formale che porto un ringraziamento a ERT che sul territorio di Bologna non si è mai fermata quest'anno, già durante il lockdown ha lavorato sullo streaming, ha lavorato sulle proprie produzioni e quindi, come si diceva prima, è stato un acceleratore di disuguaglianza, è stato un momento terribile, è stato un momento che ha svelato delle fragilità, ma è stato anche un momento di resilienza da parte degli operatori. Quindi ERT ha lavorato durante il lockdown, ha lavorato durante l'estate, ha aperto il chiostro dell'Arena del Sole, ha portato la propria presenza nelle periferie, ha trasformato il progetto PON rivolto agli adolescenti, così sarà, perché nelle nuove norme ha dovuto modificarlo, ha saputo reagire e dimostra di saper reagire anche con un inizio di stagione che non è, diciamo, al ribasso, ma che valorizza la produzione ERT e quindi è sicuramente una conferma. Quindi su Bologna la presenza è stata costante, credo sia importante sia nel segno di riportare il pubblico abituale a teatro, ma anche nell'apertura a nuovi pubblici, che è un tema sempre più cruciale per il teatro di domani e soprattutto per un teatro così centrale come quello di ERT. Quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie e ancora un saluto e un augurio per un pronto ristabilimento all'assessore Matteo Lepo. Adesso do la parola, se è collegato, all'assessore ai servizi culturali e inclusione del Comune. Non è collegato. Possiamo fare un'inversione? Allora, adesso interviene Rita Barbieri, che è assessore alla cultura, scuola, servizi educativi e tante altre cose, dico solo le pari opportunità e il tema della memoria per il comune di Castelfranco Emilia. Prego, grazie, Rita. Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati. Cosa dire? È bello, tutto sommato è bello anche essere qui a sedere nel mio ufficio, voi che parlate così lontani, ma l'idea è comunque di essere vicini. Io ringrazio ERT sia personalmente, ringrazio ERT anche come struttura, perché comunque la capacità di mettersi in ascolto e di riuscire comunque a provare ad amalgamarsi nelle varie situazioni di comunità è sempre stata aperta. Io ringrazio effettivamente tutti quanti, perché? Perché c'è una ripresa, una forte volontà di riprendere, la volontà di riprenderci un po' quelle che sono le abitudini, la sicurezza, il fatto di potersi anche solo stringersi una mano. E dov'è quello spazio dove trovi le sicurezze, dove l'identità tua, dove trovi comunque anche un qualche cosa che ti possa dare lo stimolo giusto per andare avanti in un momento che comunque è difficile per tutti e che ci ha trovati tutti quanti smarriti. Anche il teatro, perché il teatro ritengo fortemente sia quello strumento di dialogo corporeo, mentale, che possa unire tanto, possa far ritrovare dei linguaggi comuni e comunque ad ampio raggio.
Tutto il settore della cultura è stato effettivamente molto toccato come tanti altri, però siccome a volte si parla di cultura come un qualcosa di astratto, tante volte si dà per assodato che tutto continui a funzionare, no? Ci sono famiglie, ci sono persone che comunque creano dei contesti per farci stare bene. Perché tutto sommato qui anche a Castelfranco, anche durante il periodo del lockdown, abbiamo sempre immaginato, e credo che sia un'idea condivisibile, il fatto di pensare che comunque la cultura cura, ecco, fa stare bene, ti prende cura di te. Ringrazio Etty in modo particolare perché andando a sviscerare un po' quelle che sono le proposte comunque di questo autunno prossimo che andremo a vivere qui sul territorio, comunque si parla sempre di mondi immaginari, di comunità, di amore, un po' di profezie, di fragilità, però la persona è stata messa sempre al suo centro e credo che sia anche un ottimo messaggio, soprattutto in questo momento. Quindi ritrovo in Ed una sensibilità e comunque un'attenzione. Io ringrazio ancora tutti e non ti dilungo, auguro a tutti quanti un buon lavoro e una buona ripresa anche se le nostre sale sono ancora così diciamo un po' destrutturate da come ce le ricordavamo, ma l'importante è avere lo sguardo avanti, positivo. E comunque crederci sempre e io vi ringrazio tanto. Grazie a tutti e buona giornata. Adesso interviene Franca Massa, che è avvocato, assessore alla cultura e biblioteche, welfare, servizi sociali, partecipazione e democrazia e pari opportunità del Comune di Vignola. a tutti. E sono veramente contenta di essere qui stamattina a presenziare con voi. Saluto gli amministratori dei vari comuni e un saluto particolare ad ERT e anche un ringraziamento. ERT è un pilastro portante per la trasmissione della cultura, quindi come amministrazione di Vignola ringrazio veramente di cuore ERT per quello che sta facendo per il territorio vignolese. Gestisce il Teatro Fabbri, ho visto il programma ed è un programma molto ricco e di qualità veramente, penso forse superiore rispetto, non so, al periodo passato. Stiamo venendo fuori da un periodo, veniamo fuori, siamo fuori, non so, stiamo ancora vivendo questo periodo critico, però ora più che mai abbiamo bisogno di cultura. Vignola ha bisogno di cultura, la cultura è veramente quel bene come l'acqua, quindi va alimentato e quindi di conseguenza veramente ringrazio tanto di cuore ERT e soprattutto gli artisti perché so benissimo il lavoro che c'è dietro, lo spettacolo, l'evento in sé è soltanto una piccola parte di quello che è il lavoro dietro le quinte. Quindi ringrazio veramente di cuore Ed e un in bocca al lupo veramente a tutti e grazie. Grazie a Franca Massa. Adesso dovrebbe essere in collegamento la vicepresidente della Fondazione di Vignola, Graziella Nardini. Buongiorno a tutti, scusate, ho avuto qualche difficoltà nel collegamento. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, per tutto il vostro lavoro. Non so precisamente cosa è stato detto precedentemente perché, come dico, avevo qualche difficoltà. Io comunque vorrei soltanto dire questo, come Fondazione di Vignola, ma anche come persona, noi ci rendiamo conto che ci sono settori che sono stati fortemente penalizzati in questi mesi, ma non solo nel mondo culturale, nel mondo dello spettacolo, ma anche in altri settori. Cioè, vedi per esempio, ultimamente, visto proprio ieri, ho parlato con un collega che lavora nel mondo della termalità, per esempio, un mondo che è fortemente compromesso. Personalmente ho vissuto tutte le paure, le incertezze di questi mesi, sempre a contatto con le persone, sempre a contatto con una realtà che è, vi posso garantire, molto pesante.
Non ho una risposta certa da dare per il futuro nel mio settore, e tantomeno, sinceramente, ho una risposta a tutti i vostri dubbi, i vostri quesiti, i vostri problemi, certamente molto, molto difficili in questo frangente. Io ho anche letto tutta la documentazione che avete mandato e capisco anche la necessità di spezzare il vostro programma per il futuro. E tuttavia vorrei soltanto dire questo: l'impegno della Fondazione di Vignola c'è sempre stato e ci sarà, ed è anche un impegno sinceramente personale finché ci sarò. Però vi posso assicurare che di questi tempi, con questi bilanci, il nostro contributo è veramente per quest'anno quello che ci è consentito. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma il nostro contributo è inerente alla stagione teatrale 2021 e, ripeto, la Fondazione ha fatto il possibile conformemente alle risorse destinate dal Consiglio a questo settore. Poi come comitato abbiamo fatto veramente il possibile. Mi impegno a fare ancora di più, ma il contributo che ho dato alla Fondazione di Vignola è inerente alla stagione teatrale 2021. Quindi, ripeto, io impegno la Fondazione di Vignola a cercare di migliorarsi per la prossima stagione teatrale. Quest'anno noi abbiamo fatto il possibile. Vi ringrazio. Grazie a Grazia Bernardini, e ha toccato un tema anche che è quello, insomma, con cui cerchiamo, come devo dire, di trovare delle complicate quadrature del cerchio. Comunque, toccando ferro, perché bisogna sempre essere scaramantici, la stagione che noi presentiamo è stata approvata dal Consiglio di amministrazione e ha la copertura finanziaria per gli impegni che la Fondazione ha preso. Mi dicono che forse è possibile avere in collegamento, e sono molto contento di questo, l'architetto Carlo Verona, che è assessore ai servizi culturali del Comune di Cesena. Mi associo molto volentieri al mio collega di Modena nel dedicare e nel rivolgere l'attenzione a quelli che sono i lavoratori dello spettacolo, che penso sia una condizione assolutamente condivisibile, il disagio che stanno in questo momento provando, e il nostro sostegno deve essere pieno e forte. Entrando nel merito del saluto che volevo portare, mi ricollego a quanto ho scritto nella presentazione di questa nuova edizione, citando Franca Valeri, che definisce il teatro una cura per il popolo. Curiamoci con il teatro, penso sia assolutamente un messaggio importante, ne abbiamo bisogno, è necessario. E l'esperienza del Covid sta avendo ancora strascichi di tipo fisico e di tipo psichico, probabilmente, che non ancora forse ben comprendiamo. Ed è quindi importante che anche la cultura si possa occupare di questi aspetti. E cito due situazioni che mi sono capitate. Ha ricordato prima Longhi, ha ricordato Longhi nel suo scritto, nella sua presentazione, il 16 giugno, il giorno in cui ci siamo ritrovati a rifrequentare i nostri teatri. È stata un'esperienza bella e assolutamente inquietante. Bella perché ritrovarsi di nuovo, di persona, seduti per ascoltare, per gustare il teatro è una grandissima soddisfazione. È bella perché dal palcoscenico del Bonci guardavamo il nostro teatro
inquietante per vedere, perché vedevamo il nostro teatro vuoto, sapendo che sarebbe rimasto vuoto ancora per diverso tempo. Quindi questo duplice aspetto, che comunque è stato, direi, un momento importante di condivisione. Ringrazio Ert per il contributo che comunque durante l'estate è riuscito a darci con la sua presenza nella programmazione estiva e in particolare nella per la sua presenza di Nassim. E parlando di rassegne estive, mi è rimasto impresso un episodio giorni scorsi all'interno della rassegna Suoni e Segni in Romagna. Cristina Zavalloni, una splendida voce jazz, ha espresso la sua gioia dal palcoscenico per poter essere nuovamente in contatto con il pubblico. E questo mi è sembrato un messaggio e un sentimento veramente forte. Come sapete, il Bonci rimarrà chiuso fino alla fine dell'anno a causa dei lavori di manutenzione straordinaria. E ho visto con piacere le soluzioni alternative che comunque si stanno affrontando per poter comunque dare luogo a spettacoli. E mi piace notare che sarà proprio il 17 novembre apriremo con Io sono mia moglie, spettacolo di Giacomo, un cesenate quindi che riapre la stagione su Cesena. Naturalmente non all'interno del San Biagio, del Teatro Bonci, scusate, ma all'interno di una delle sale del San Biagio. Sono soluzioni alternative nell'attesa che il tutto possa ricominciare all'interno del nostro luogo, cioè il Teatro Bonci. Grazie, grazie a tutti. Grazie all'assessore Verona. Noi abbiamo concluso questa certamente non breve, poi insomma anche con qualche incidente di collegamenti, però insomma credo che fosse necessario dare il quadro di una coralità di impegno e di volontà di muovere in una direzione insomma, che sostenga e aiuti l'attività di ERT come teatro nazionale, come teatro di produzione, come teatro radicato, aperto e radicato sui territori. Tra l'altro vi rubo solo un secondo per sottolineare, nell'ultimo intervento si ricordavano i lavori diciamo di ristrutturazione importanti al Teatro Bonci, che ci sarà riconsegnato per gennaio in condizioni certamente straordinariamente migliori, e vorrei dire che tutte le amministrazioni che sono intervenute hanno in previsione o in corso, a Modena sarà consegnata, penso, entro l'anno la nuova sala delle passioni, le piccole passioni, in attesa che si completi tutto il progetto di riqualificazione dell'area extra MCM con la sede e con il teatro da 400 posti che dovrà avervi luogo. E poi anche le altre amministrazioni che, da Castelfranco che ha la ristrutturazione del teatro Dadà, col Comune di Bologna si stava, e con la Regione si sta ragionando di un intervento sull'Arena del Sole. Il Teatro Fabbri è un teatro insomma, molto recente e ben funzionante, quindi complessivamente c'è anche uno sforzo notevole delle amministrazioni socie sulla anche valorizzazione e l'implementazione di nuove opportunità e di ulteriori spazi di comfort anche di miglioramento per l'attività che dobbiamo svolgere e che i teatri devono ospitare. E in questo spirito la parola al direttore Claudio Longhi per l'illustrazione della stagione. Grazie. Grazie a tutti i relatori che mi hanno preceduto per le loro testimonianze. Grazie alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo qui in presenza e alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo in streaming. Il ringraziamento ai relatori che mi hanno preceduto
va anche nel segno di un ringraziamento doveroso a soci che ci hanno sostenuto in un momento particolarmente difficile per l'attività del nostro teatro, ma ovviamente non solo per l'attività del nostro teatro. SERT ha potuto continuare ad operare con determinazione, con tenacia, già nei mesi del lockdown e anche nei mesi immediatamente successivi. È stato anche in ragione della vicinanza, del sostegno e della solidarietà materiale e anche morale, che talvolta è non meno importante di quella materiale, ricevuta dai soci stessi. Quindi un vero grande grazie. Ovviamente è straniante anche per chi ama Brecht trovarsi a presentare una nuova stagione in queste condizioni, ma credo sia anche molto istruttivo e pone questioni e domande a cui dobbiamo dare risposte. E da un certo punto di vista questa prima tronco di stagione, poi spiegherò perché parlo di primo tronco di stagione che andiamo a presentare, rappresenta un tentativo di risposta a queste domande. Cercherò di spiegarmi meglio. Come probabilmente ricorderete, avevamo collocato la stagione 19-20 nel segno di una riflessione sulla questione della discontinuità, della svolta, della rottura, dell'innovazione, della possibilità di chiudere dei cicli per eventualmente aprirne altri, sostanzialmente mettendo in discussione il fatto che un ciclo si fosse compiuto, che il Novecento si fosse chiuso. Bye bye Novecento, con un significativo punto interrogativo, era il claim della stagione che ci siamo lasciati alle spalle. Poi è arrivato febbraio, è arrivata una storia che noi tutti conosciamo e che possiamo sintetizzare con una parola che ci era sconosciuta e che ci è diventata di inquietante familiarità, lockdown. Quindi uno strappo, una cesura, una vera grande cesura che ha definitivamente chiuso probabilmente quel secolo che sembrava non volere morire e ci ha scaraventato addosso la responsabilità di immaginarci un mondo nuovo. E questo è esattamente il momento che stiamo vivendo. Un momento di grande responsabilità, un momento complesso, ma anche un momento che mi auguro essere incubatore di grandi energie e di grande volontà di rilancio, con una consapevolezza che quanto ci siamo lasciati alle spalle, sperando di essercelo realmente lasciato alle spalle, non venga dimenticato. Lo ricordava il Presidente in premessa, e per certi aspetti è un tema che serpeggiava anche nelle testimonianze di alcuni dei compagni di viaggio che mi hanno preceduto. I tempi sono ancora incerti, ma al di là dell'incertezza dei tempi c'è un monito a cui dobbiamo prestare attenzione. L'emergenza che abbiamo vissuto è un'emergenza che ci parla di una fragilità, di una precarietà di un sistema, e molto probabilmente per immaginarci quel futuro pieno di vita, di respiro e di contatto che speriamo di avere davanti a noi, è importante essere consapevoli di questa fragilità ed è importante cercare di dare delle risposte a questa fragilità, di trovare dei modi per abitare il mondo nuovo, per l'appunto, senza rinunciare a niente di quanto compete alla dignità e al senso forte dell'esperienza umana, ma anche essendo consapevoli dei problemi, dei limiti, dei rischi che ci sono davanti e con cui dobbiamo in qualche modo convivere o comunque a cui dobbiamo dare risposta. Nel nostro piccolo, un problema di questo genere ci siamo trovati ad affrontarlo quando nei mesi scorsi abbiamo cercato di disegnare la stagione che andiamo oggi a presentare. Al momento in cui il lockdown è partito, la stagione 2021 era già quasi praticamente disegnata. Avevamo già in corso la riflessione sulla grafica della stagione. I programmi erano al 95% definiti.
Poi abbiamo dovuto rimettere tutto in discussione e cominciare a ragionare sulle nuove condizioni che via via ci si trovava ad avere davanti, nella convinzione che come scena pubblica abbiamo il dovere di essere presenti all'interno delle nostre comunità. Questo della funzione pubblica del teatro, sia della funzione pubblica del teatro in senso lato, perché ogni teatro ha di per sé una funzione intimamente pubblica, sia della funzione pubblica che specificamente compete su quei soggetti che sono altresì soggetti con responsabilità pubblica come il nostro, credo che sia cruciale per disegnare per un verso il futuro del nostro teatro all'interno della società che ci aspetta e che vorremmo ci aspettasse, e per l'altro verso anche per disegnare il futuro della nostra società, tout court. Credo che esista un rapporto strettissimo, simbiotico, tra un teatro e una comunità, tra un teatro e la comunità che quel teatro abita e la comunità che quel teatro abita. E non penso sia possibile eludere questo tema, è un, soprattutto in un momento di svolta, di riavvio, di rimessa in marcia. Dobbiamo interrogarci su cosa voglia dire funzione pubblica, dobbiamo interrogarci sulla nozione di servizio pubblico, dobbiamo interrogarci sulla, nozione di valore pubblico, di bene comune, di rapporto, di presa in carico di una comunità in rapporto al proprio teatro e di presa in carica di una comunità da parte del teatro. Queste sono le prime riflessioni che ci hanno animato e vedrò poi di spiegare come concretamente si sono sviluppate nella scelta della programmazione. Prima di affrontare i temi e gli spettacoli e l'elenco degli artisti che sono coinvolti, ci tengo a toccare alcuni aspetti organizzativi per chiarire il tipo di ragionamento che è stato fatto e quindi le risposte che abbiamo cercato di dare a quelle domande da cui sono partito, anche nella convinzione che il teatro porta in sé una materialità insopprimibile e che l'estetica, l'esperienza estetica non possa prescindere dalla modalità organizzativa. Sono due facce l'una dell'altra. Come abbiamo affrontato i mesi che ci stanno davanti? In primo luogo abbiamo scelto di cercare di aderire il più possibile a quegli orizzonti di progettualità che l'esperienza della pandemia, che ahimè stiamo ancora vivendo, ci costringe ad adottare. In qualche modo il rapporto con la pandemia ha cambiato il nostro orologio interiore e il nostro rapporto con il tempo, segnatamente con il futuro. E proprio da questo punto di vista la scelta è stata quella di non presentare una stagione compiuta, l'arco dell'intera stagione 2021, dall'ordinario ottobre fino a maggio, ma di limitare l'arco di presentazione della stagione alla prima parte dell'anno, da ottobre a gennaio, in modo da avere un orizzonte abbastanza fededegno delle condizioni di ricezione che gli spettacoli potranno avere. Parlo delle capienze in sala, parlo della gestione delle mascherine in sala, parlo anche della gestione degli attori in palcoscenico. Come sappiamo, il quadro dentro cui ci muoviamo è in costante movimento e quindi ingessare la programmazione da subito sull'intera stagione ci era parso avventato. Poi c'è stata un'altra seconda risposta forte, perlomeno dal nostro punto di vista, che in realtà non fa altro che consolidare una modalità di lavoro che la nostra fondazione si era già data nei mesi scorsi, nelle stagioni scorse. Mi riferisco alla volontà di incardinare la creazione teatrale per questo primo tronco di stagione essenzialmente su un nucleo artistico permanente di attori, una vera e propria compagnia stabile, un ensemble, come accade per lo più in quei teatri europei con cui l'assessore Felicori nel suo primo intervento ci chiedeva giustamente di confrontarci. Abbiamo pertanto allargato il nucleo della compagnia stabile che già operava nella nostra struttura, portandola da 8 a 14 unità e aggiungendo anche una quindicesima presenza
con funzione di regista assistente e talvolta regista in proprio all'interno dell'operatività della compagnia. Questo passaggio è un passaggio su cui credo dobbiamo riflettere, probabilmente questi mesi sono anche degli spazi di sperimentazione che i teatri devono, credo, cogliere per interrogarsi su cosa sarà poi il tempo del dopo. E, in fondo, la riforma del 2014 ci aveva cominciato a porre davanti a problemi di questo genere, non in forma cogente, ma questioni, penso al tema della percentuale di permanenza del nucleo artistico, avevano cominciato a dare indicazioni, a dare impulsi di questo genere. Abbiamo scelto di percorrerli fino in fondo, senza peraltro rinunciare anche ad innesti altri, nella convinzione che la mescidanza dei sangui, il rimescolamento delle carte, competa a quella dimensione antropologicamente carnevalesca che compete al teatro, che è fatto di commistioni, di alti e bassi che si toccano, di carne e spirito che convivono. Oltre al tema dell'ensemble permanente, che pone anche una questione, mi fa piacere che questo tema sia ritornato nell'intervento degli assessori che mi hanno preceduto, il tema dei lavoratori dello spettacolo. Credo sia importante porsi radicalmente la questione dello statuto giuridico e professionale dei lavoratori dello spettacolo e di trovare un modo di riflettere su come rimmaginare o reimpostare quella precarietà cronica che pertiene ai lavoratori dello spettacolo in senso stretto, a partire da quelli che usualmente definiamo artisti, dai registi, drammaturghi, attori e quant'altro. La questione non è di poco momento, da un punto di vista economico e da un punto di vista politico. Continuo a ricordare che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e che i lavoratori dello spettacolo sono cittadini a tutti gli effetti e quindi è un tema delicato quello che va affrontato. Nel solco di queste riflessioni, oltre all'orologio e oltre all'ensemble permanente, abbiamo posto in essere anche una riflessione sulle modalità di articolazione dell'offerta. Normalmente i cartelloni dei nostri teatri, è un tratto tipico del sistema teatrale italiano, vivono di una commistione di produzioni ed ospitalità, di spettacoli che un teatro fa, soprattutto un teatro nazionale come il nostro, che ha come mission prioritaria quella della produzione, e di spettacoli che accoglie, che riceve da altri soggetti produttori. Per questa prima parte di stagione abbiamo scelto di operare convintamente soltanto proponendo produzioni. La ragione di questa scelta è doppia. Per certi aspetti completa la scelta fatta sull'ensemble permanente, perché notoriamente l'ensemble permanente in quelle scene d'Oltralpe di cui prima parlavamo viene a coincidere con un sistema repertoriale. Ovviamente è impensabile per il nostro sistema e per le nostre città ipotizzare un sistema repertoriale puro, ma credo sia pensabile tentare quantomeno, e poi dopo questo esperimento faremo le opportune valutazioni, tentare di ragionare su come quel metodo repertoriale possa in qualche modo adattarsi alle peculiarità e alle specificità del teatro italiano, che vive tra l'altro di un rapporto estremamente forte, da non perdersi, di relazione tra le strutture pubbliche e private, tra i grandi teatri e le compagnie. E quindi un equilibrio in questo senso va assolutamente cercato. E, dall'altra parte, la scelta repertoriale è anche collegata alla necessità di confrontarsi con i problemi di circuitazione che i mesi che ci aspettano potrebbero porre. Abbiamo visto già a fine febbraio, ai primi di marzo, lo abbiamo sperimentato concretamente, come
il lockdown di alcune zone del paese, tra cui c'eravamo noi, ha di fatto fatto collassare il sistema teatrale dell'intero paese, proprio in ragione del sistema di circuitazione degli spettacoli. Questa riflessione è una riflessione che si lega a un'emergenza che mi auguro ci lasceremo molto presto alle spalle, ma pone poi altre questioni su cui gli artisti più avveduti stavano cominciando a riflettere da tempo, che è il tema dell'impatto, della ricaduta ambientale dell'operatività teatrale e delle tournée e a come reimmaginare una possibilità di operatività che si ponga quantomeno eticamente il problema non solo dei costi ma anche dell'impatto per l'appunto sul contesto. Sono queste le riflessioni che praticamente ci hanno guidato e che di fatto hanno fatto tutt'uno con l'individuazione della linea tematica che si è venuta spontaneamente definendo in un dialogo molto fitto, e di questo sono straordinariamente grato loro, con tutti gli artisti che sono venuti a scegliere di salire sul nostro carro e di accompagnarci nei mesi a venire. Sono storie diversificate, sono rapporti diversi, talvolta sono artisti residenti, artisti che stabilmente collaborano con ERT, talvolta sono artisti che abbiamo incrociato o che produciamo per la prima volta, ma tutti si sono messi ugualmente in discussione e in dialogo, aiutandomi e aiutandoci, uso il plurale e mi piace qui ricordarlo perché la stagione è sempre il frutto di uno sforzo congiunto di tutto il teatro in tutte le sue articolazioni, aiutandomi e aiutandoci, dico, a chiarire la geografia concettuale, tematica, immaginifica dentro la quale ci muovevamo. E il tema che ci siamo trovati a identificare come nucleo generatore, come nucleo portante di tutte le creazioni che poi si sono sviluppate autonomamente, secondo proprie logiche, dentro un'assoluta libertà riconosciuta agli artisti coinvolti, è un tema che per certi aspetti ribalta specularmente quello dello scorso anno. Se lo scorso anno ci chiedevamo se il Novecento era finito, quest'anno cominciamo da una prospettiva diversa, cominciamo da una prospettiva che ci siamo lasciati alle spalle un certo mondo. Questo lasciarsi alle spalle un certo mondo ha intrecciato, ha incontrato un altro orizzonte di questioni, e qui mi rifaccio a quella funzione pubblica del teatro da cui ero partito. Una prima elementare funzione pubblica del teatro pertiene l'impegno comunitario che si incardina sul teatro. Prima si parlava di conquista di nuovi pubblici. L'allargamento della comunità è la base su cui il teatro deve operare, sull'onda di quella sorta di strana suggestione che ha accompagnato tutto il teatro del Novecento, di un teatro che si voleva e si pensava come modello e come paradigma di una società. Ma oltre alla funzione comunitaria che pertiene all'esperienza del teatro, c'è un'altra dimensione che, a mio giudizio, è strettamente legata alla funzione pubblica del teatro. Il fatto che il teatro essenzialmente racconta storie. Le racconta anche nelle sue forme più radicalmente post-drammatiche, perché in fondo, quando un'azione si compie in scena, a quell'azione che si compie in scena, a quell'immagine che si crea in scena, l'occhio dello spettatore, la cornice che l'occhio dello spettatore trae, traccia da sempre un rilievo paradigmatico, il valore di una histoire significative, di un punto di vista sul mondo. Raccontare una storia significa tentare di dare ordine al mondo. Mai come oggi credo ci sia bisogno di, non dico ordine perché sarebbe veramente presuntuoso pensare che sia possibile oggi trovare un ordine, ma quantomeno di formulare delle ipotesi
su quali possano essere degli ordini, quali possano essere delle tracce, quali possano essere delle rotte, con tutte le precarietà e le incertezze e le fallibilità che nel tracciare mappe e rotte ci sono. Quindi il teatro è il luogo dove si raccontano storie o metaforicamente si raccontano fiabe. Da qui l'approdo al C'era una volta che, incrociando la tematica di cui facevo cenno prima, si è capovolto in Una volta c'era. Una volta c'era è un modo per invitarci a pensare a come per l'appunto gestire questo snodo, questo salto che ci troviamo a fare, e a come, a partire da questo salto, pensare al futuro che ci sta davanti. La possibilità dell'una volta c'era si è poi, come dicevo prima, venuta declinando in modo estremamente libero nel dialogo e nel confronto con gli artisti. E qui vengo alle numerose produzioni che abbiamo cercato di mettere in campo. Non procederò né per ordine cronologico né per sede di appartenenza, tutte le informazioni le troverete nei materiali che distribuiremo, invieremo in allegato alla conferenza stampa, ma procederò per perplessi di problemi, per sguardi, per prospettive. Innegabilmente le questioni che sollevo hanno strettamente a che vedere con il concetto di fine e con la relativizzazione del concetto di fine. Proprio su questo tema insistono una serie di creazioni, a partire dal Peso del mondo nelle cose, una nuova drammaturgia di Alejandro Tantanian, sviluppata a partire da due racconti di Alfred Döblin, La favola del materialismo e Traffici con l'aldilà, un testo che ci parla di come la natura possa cambiare, di come la natura ad un certo punto possa fare un salto, a partire per l'appunto dall'immaginario di Döblin e reinventandolo secondo l'estro di Alejandro Tantanian, una delle voci più autorevoli della drammaturgia sudamericana, in particolare argentina. Del Peso nel mondo delle cose sarò io stesso a firmare la regia. O ancora La mia infinita fine del mondo, una nuova drammaturgia ancora una volta di un drammaturgo a noi molto vicino, Gabriel Calderón. Gabriel Calderón, tra l'altro, ha in corso in questo momento anche un percorso pedagogico all'interno della scuola di ERT. La regia di questa variazione sul tema della fine del mondo e su tutti i giochi che sono stati costruiti ideologicamente e non ideologicamente su questa ipotesi, la regia, dicevo, sarà affidata a Lino Guanciale. La presenza di Alejandro Tantanian e Gabriel Calderón mi sollecita anche a segnalare come in questo primo tratto di stagione ci farà compagnia questo universo sudamericano. Torna ancora una volta a quell'orizzonte internazionale a cui l'assessore Felicori ci richiamava. Credo che dal mondo sudamericano possano venire dei segnali molto interessanti per noi europei, per capire come abitare il mondo nuovo, e proprio per questo abbiamo cercato di stringere le relazioni con quel mondo, di intensificare i rapporti e di rendere ancora più fruttuoso il dialogo. Sull'idea di fine e mutamento o catastrofe ragiona anche un altro spettacolo, Earthbound, di Marta Cuscunà, un progetto che Marta sta coltivando da molto tempo. È stato un bellissimo viaggio quello che abbiamo fatto in questi anni ormai a fianco a Marta su questo progetto, che è ispirato a Staying with the Trouble di Donna Haraway e che pone ancora una volta, secondo l'estro immaginario tipico di Marta, quella questione di rapporto col mondo nuovo e costruzione del mondo nuovo. In questo caso questa enigmatica storia delle camille ci invita a riflettere su come ricostruire un mondo che possa essere stato danneggiato dagli uomini. Ma ancora sul senso della fine opera una sorta di strana via di mezzo tra un conte philosophique e una sorta di fantasmagoria grottesco espressionista, che è La morte della pizza di Dürrenmatt, che vivrà in un monologo affidato alla regia di Silvia Rigon, la giovane regista collaboratrice e regista in proprio che abbiamo
scelto di inserire all'interno della nostra compagnia. E ancora, in una dimensione ludica, gioca sull'idea di fine del mondo o insiste sul concetto di fine lo spettacolo Cinema al Teatro, presentato da Michele Di Giacomo, e che ci consente di reimmaginare il rapporto, per l'appunto, tra linguaggio teatrale e linguaggio cinematografico. Il tema della discontinuità ovviamente non può non toccare uno degli orizzonti che ha segnato maggiormente la nostra vita durante i mesi del lockdown, ma che è in fondo uno degli orizzonti fondativi della nostra esperienza. Mi riferisco all'orizzonte della famiglia e all'orizzonte del rapporto, talvolta anche conflittuale, delle generazioni. Sappiamo come il Covid abbia posto radicalmente al centro dell'attenzione pubblica la questione generazionale da mille punti di vista, sia quello sanitario sia quello culturale in senso lato. Sono molti gli spettacoli che lavorano sull'orizzonte della famiglia. Parto da Lingua Madre, la nuova creazione di Lola Rias, che presenteremo a Bologna e che chiude un progetto molto importante per la nostra fondazione, il progetto Atlas of Transitions, che ci ha tenuto compagnia negli ultimi 3 anni, un progetto europeo, sottolineo con forza questa dimensione europea proprio perché è uno anche delle spine nel fianco, degli elementi di fragilità del sistema, questo dell'Europa, che il Covid ci ha portato a riconsiderare e su cui ci ha spinto a riflettere. Lingua Madre si sviluppa secondo le modalità tipiche del lavoro della RIAS, di teatro documento, di teatro di comunità, attraverso un percorso laboratoriale che, nonostante le difficoltà di questi mesi, proprio operando sullo streaming, e qui dovremo per l'appunto ragionare anche sull'incrocio teatro-nuove tecnologie, la RIAS stessa ha sviluppato con le comunità bolognesi. Ma sul tema della famiglia insiste fondamentalmente anche lo spettacolo tratto dal pamphlet di Edouard Louis, Chi ha ucciso mio padre, di cui Aert è coproduttore. Sono particolarmente felice di riproporre quello spettacolo che era con noi nel giorno in cui tutto è cominciato, e mi fa piacere che sia ancora con noi nel momento in cui tutto, per altri aspetti, ricomincia. Ancora sul tema della famiglia insiste Elettra, Onora al padre e la madre, una riscrittura del mito tragico antico, firmata da Sinisi, affidato alla cura di una regista associata alla nostra casa, mi riferisco a Lisa Ferlazzo Anatoli, che firma la regia in collettivo con Casa d'Argilla. Sempre sulla famiglia continua ad operare Farfalle, la proposta di Emanuele Aldrovandi, che avremmo dovuto presentare nell'arco della scorsa stagione, spettacolo che purtroppo non ha potuto debuttare e che avremo modo di presentare invece nei prossimi mesi. Ma ancora il tema della generazione, del rapporto col mondo dei giovani, in questo caso dei bambini, ritorna in un'altra nuova produzione che siamo felici di presentare. Mi riferisco al Piccolo Principe, una trasposizione teatrale di Antoine de Saint-Exupéry, da Antoine de Saint-Exupéry, per la regia di Riccardo Frati, che dopo averci accompagnato nelle progettualità on air dei mesi scorsi, si cimenta adesso per la prima volta nella creazione teatrale pura. Ma ancora, sempre in questo capitolo, inserirei la ripresa di Wasted, una produzione di Georgina P., Blue Motion, che abbiamo presentato già nella scorsa stagione, la cui tournée era rimasta bloccata e che riprendiamo adesso nel filo delle nostre produzioni. Ancora legato al tema generazionale è il progetto di teatro partecipato, proprio sull'onda di quell'attenzione nei confronti della comunità
che pertiene alla tradizione di Aert, progetto di teatro partecipato che cominceremo a sviluppare a Cesena, ricordare al futuro, ricordando al futuro, un progetto che è legato alla questione della relazione tra storia e nuove generazioni, proprio perché il Teatro Bonci non sarà disponibile nei primi mesi dell'anno, abbiamo scelto di operare dentro spazialità altre e in questi modi alternativi di strutturazione dell'esperienza teatrale come sono quelli offerti dai progetti di teatro partecipato con due appuntamenti, Generazione Alfa e Omega e Una notte da ricordare, che avranno luogo a Cesena per l'appunto in questi primi mesi dell'anno. In particolare Una notte da ricordare sarà una sorta di festa partecipata che proporremo per la notte di Capodanno. L'orizzonte del cambiamento e del salto, ovviamente, a fronte di una pandemia, non può non sollevare la questione della globalizzazione. E intorno alla globalizzazione ragionano con l'ironia ipertestuale e intertestuale che è loro propria, il gruppo Sotterraneo, che propone una nuova creazione, Dizionario della Pangea, Extended Version, in cui per l'appunto il tema della globalizzazione interseca la dimensione linguistica e crea una sorta di ponte ideale tra la connessione globale proposta dalla rete e la mitica Pangea, la terra unita, la terra che tiene insieme tutti i continenti, all'origine per l'appunto della diaspora dei continenti stessi. Ovviamente la metamorfosi e il cambiamento sono sguardi che non possono mancare in una riflessione sull'una volta c'era, e questo mondo del cambiamento è rievocato da Matthew Lenton con la messa in scena italiana di Metamorfosi. Metamorfosi era uno spettacolo nella versione inglese che avremmo dovuto presentare al Festival Vie, che è rimasto interrotto dal lockdown. Oggi Matthew ci ripropone la sua creazione, ripensandola e ricalandola su una compagnia italiana e reimmaginandola per il nostro teatro. Ancora il tema del cambiamento sta dentro il Giardino dei Ciliegi, 30 anni di felicità incomodato d'uso, questa sorta per l'appunto di riflessione che passa per Chekhov, ma che riguarda la contemporaneità sul mondo che cambia, sulla modernità che avanza, una creazione fortunata di Kepler 452 che ci ha accompagnato nelle stagioni scorse e che siamo felici di riproporre in questi prossimi mesi anche alla luce del diverso significato che quella parabola può assumere oggi. E ancora il tema del cambiamento riaffiora nella dodicesima notte, declinandosi in questo caso come travestimento, come gioco di trasformazione tra realtà e follia. E questo è il nuovo cimento della Compagnia Arte Salute, un gruppo in residenza presso la nostra struttura ormai da decenni e che rivedrà quest'anno un compagno di strada prezioso per quella formazione. Mi riferisco a Vito, che rientra nella compagine per l'appunto dello spettacolo che sarà presentato a Bologna nel periodo della dodicesima notte, ossia da Santo Stefano alla Befana, e quindi ci accompagnerà nella serata di Capodanno. Ovviamente i temi su cui ragioniamo non possono non portarci a riflettere anche sul senso dell'identità individuale, sul quotidiano, sulla penetrazione del quotidiano e su come l'identità auto-individuale si può calare e reinventare in autobiografia. Sotto questa costellazione si muovono spettacoli di segno diverso. Abbiamo Abecedario per imparare a vivere, una creazione liberamente ispirata a scritti di Mrojek, firmata da Santo Anastaso. Sostanzialmente sul tema dell'autobiografia insiste
un trittico di creazioni che uno dei più interessanti giovani performer italiani, mi riferisco a Marco D'Agostin, ci propone attraverso una collezione di tre spettacoli, ossia First Love, che già il nostro pubblico aveva incontrato nell'edizione di Vie del 2018, e ancora Best Regards, lo spettacolo che Marco ci avrebbe dovuto regalare nell'ultima edizione di Vie e che purtroppo non aveva preso corpo e che debutterà nella sua veste ufficiale proprio in autunno nel nostro teatro, e il primo studio di una nuova creazione, Playground, in cui Marco continua a lavorare su un'indagine performativa intorno al proprio passato, intorno al rapporto col proprio corpo, legato a una dimensione particolare dell'autobiografia di Marco, che è quella dello sport. Infine, dentro questo universo di quotidianità e di riflessione intima, si va a collocare lo spettacolo di cui ci aveva già dato notizia l'assessore Verona, mi riferisco a Io sono mia moglie, il lavoro di Michele Di Giacomo, tratto dal testo di Wright, vincitore del premio Pulitzer, in cui la storia del Novecento viene rivissuta attraverso lo sguardo particolare di un uomo che ha scelto di cambiare la propria identità sessuale. In fondo le tematiche del rinnovamento insistono anche su un'altra questione importante, che è quella delle forme di governo. E, su questo fronte si collocano creazioni come Utopia on Reading, che proporremo nel quadro della collaborazione ormai pluriennale con la Fondazione San Carlo di Modena, nel solco di quella reinvenzione dei classici della modernità che avevamo intrapreso negli ultimi due anni. Ma ancora su questo fronte si colloca Catarina e la bellezza di uccidere i fascisti, o meglio Catarina e Abelessa de matar i fascistas, la nuova creazione di Tiago Rodriguez. Tiago Rodriguez è una delle voci più alte della nuova drammaturgia europea. Lo spettacolo di cui Erte è coproduttore avrebbe dovuto debuttare al Festwochen a maggio. Non ha debuttato a maggio, ha debuttato a settembre, affronta in termini molto crudi e molto radicali il tema del rapporto con i regimi totalitari, uno spettacolo che ha già fatto molto parlare, e siamo contenti di raccoglierlo nelle nostre sedi. E, ovviamente si girerà poco, nei prossimi mesi la circuitazione internazionale sarà molto ridotta, ma non abbiamo voluto rinunciare a questo tratto peculiare dell'operatività di ERT, e ricordo che mentre avremo da noi il nuovo lavoro di Tiago Rodriguez, la compagnia Pippo Del Bono continuerà a girare in Europa, portando in Europa il nome del nostro teatro e del teatro italiano. Ma a questo orizzonte di riflessione sulla governance pertiene anche una creazione come Dialoghi di profughi, un lavoro che aveva visto impegnato Lino Guanciale in qualità sia di attore che di interprete, in questo caso in occasione della riapertura dei teatri nello scorso giugno. Era stato il frutto di un felice incontro e di un felice dialogo tra ERT e Radio 3, quell'allestimento radio in presenza radiofonico. Adesso Dialoghi di profughi rivivrà, sempre portato in scena da Lino Guanciale, nella sua pienezza di restituzione scenica. E ancora dentro l'orizzonte dei possibili pensieri intorno a una governance, a un assetto politico, si iscrive anche la creazione collegata al progetto Così sarà la città che vogliamo, che Giorgia Boldrini aveva richiamato nel suo intervento. Si tratta di un progetto di teatro partecipato importante che stiamo sviluppando
a Bologna, legato all'immaginazione della città del futuro, e con Città all'orizzonte si va a chiudere la seconda fase del progetto PON. La prima si era chiusa in giugno con Bologna Mappamundi. Adesso con Città all'orizzonte si chiude la seconda fase di operatività del PON, quella che insiste, dopo la mappatura delle città esistenti, sull'esplorazione di nuovi orizzonti su cui costruire le città. E come già era accaduto a giugno, saranno Davide Carnevali e Riccardo Frati, l'uno per il lato della drammaturgia, l'altro per il lato della regia, a farsi carico della restituzione della massa di operatività laboratoriale che accompagnerà e sostanzierà il percorso PON nella sua seconda fase. Ancora, il nuovo si intreccia con la dimensione dei linguaggi e con la possibilità di esplorare nuovi modi di linguaggi rappresentativi, con creazioni come L'orca sogna Shakespeare in una notte di mezz'estate, che utilizza la struttura metateatrale per riflettere sulle forme della rappresentazione, e con una piccola chicca di cui siamo particolarmente felici, una collaborazione tra noi e il Centro di Studi Umanistici dell'Università di Bologna. Mi riferisco alla scrittura smarginata. Elena Ferrante ha scelto di accettare l'invito propostole di tenere delle lectures, ma mantenendo fede all'impegno che si è data di non apparire, ha scelto di delegare le proprie lectures a una forma di teatralità, affidando a Manuela Mandracchia il compito di farsi voce e corpo dei suoi pensieri e delle sue riflessioni intorno alla scrittura. E per l'appunto la conferenza spettacolo della Ferrante sarà in scena da noi. Poi non può mancare il rapporto con la scienza che ci ha fatto compagnia in questi mesi, con tutte le sue fragilità e le sue incertezze. Speravamo che la scienza ci desse delle risposte certe, non è stato così, ma abbiamo imparato a convivere con questo nuovo rapporto con la dimensione della conoscenza e da questo punto di vista segnalo Wet Market, una drammaturgia di Paolo Di Paolo che andrà in scena in forma di regia collettiva proprio per dare compiutamente corso a quel modello di creazione di gruppo che un po' è nucleo generatore di tutto l'impianto di questa prima parte di stagione. Per quest'anno ERT si cimenta anche in una sorta di produzione o quantomeno accompagnamento musicale. Proporremo infatti sotto la targa del nostro teatro a Cesena un concerto di Julian Rachlin, un quartetto per violino e pianoforte. Si tratta di un violinista di primo piano della scena internazionale e siamo orgogliosi di poter restituire il Bonci, in questo caso proprio il Teatro Bonci, ai cittadini di Cesena proprio con questo concerto. Una sola ospitalità andrà a completare questo quadro così articolato di produzioni di cui abbiamo parlato, un'ospitalità però doverosa e che non poteva mancare. Mi riferisco al pittore burattinaio, tappa del progetto dedicato a Concetto Pozzati da Bologna. Era anche in questo caso uno spettacolo che avevamo previsto la scorsa stagione, che purtroppo non ha potuto debuttare, e anche se usciva dal palinsesto o quantomeno dalle regole che ci eravamo dati, non potevamo mancare come istituzione culturale di Bologna a un appuntamento così necessario. Questa a grandi linee la produzione che abbiamo messo in campo. Mi corre l'obbligo però per dare un quadro completo del modo in cui ERT ha scelto di abitare i mesi che verranno, di ricordare tutta un'altra serie di operatività che vanno a dialogare con la proposta di spettacoli in presenza di cui vi ho appena
reso conto. In primo luogo continua il progetto Earth on Air. Quel progetto è stato fondamentale per intercettare nuovi orizzonti di pubblico, nuove fasce di pubblico, proprio alla luce di quelle riflessioni sulla comunità che si facevano prima, e abbiamo ritenuto necessario continuare a far tesoro di quel tipo di progettualità. Sono tante le attività che metteremo in campo con Earth on Air, ne cito soltanto tre significative. La prima è Degenerazioni, la creazione che metteremo in campo nell'ambito del festival Modena Smart Life, un festival della cultura digitale e delle nuove tecnologie di tradizione importante a Modena. Si tratta di una nuova creazione fondata su un materiale drammaturgico di Nadia Terranova, scritto per l'occasione per riflettere su cosa il lockdown ha segnato nelle nostre vite, ritornando a quel momento attraverso l'occhio del dopo, ma facendo ancora uso di quegli strumenti che quell'esperienza ci ha insegnato ad utilizzare. Riccardo Frati curerà la regia della creazione con questa natura ibrida tra la restituzione scenica e il lavoro in streaming. Ricordo anche un'altra importante linea di operatività di Earth on Air, mi riferisco ai dialoghi in prospettiva che organizziamo in collaborazione con l'Università di Bologna, in particolare con il Dipartimento delle Arti. Ci tengo particolarmente a ricordare questa linea operativa, non solo perché ci porta in dialogo con un'istituzione prestigiosa e importante per la vita culturale non solo della città di Bologna, ma della nostra regione in generale, ma anche per un dato forte. Credo che nei prossimi mesi in particolare, il pensiero costituisca un nutrimento importante della pratica. Dobbiamo sforzarci al possibile di intrecciare l'operatività alla riflessione, di mettere in moto le possibilità della mente per immaginare. Questi dialoghi in prospettiva sono per l'appunto un tentativo di sviluppare una riflessione in presa diretta sulla realtà per rendere conto in presa diretta dei cambiamenti del mondo e ragionare insieme sui cambiamenti del mondo. Tra l'altro il primo ciclo dei dialoghi in prospettiva, che comincerà il prossimo 21 settembre, insiste su temi scottanti come quella di struttura e ambiente e avrà al centro un focus di approfondimento del mondo sudamericano affidato a Lisandro Rodriguez, Gabriel Calderon e Lola Rias. Ma per la operatività on air ricordo anche il nuovo Classroom Play il solito titolo epico didattico brechtiano, Leopardi chatta da solo, Hegel posta una filosofia della storia e Freud si fa un selfie con il suo superio. Un classroom play che insiste, come è chiaro dai riferimenti citati nei titoli, sulla questione dell'idealismo, sulle pulsioni idealistiche della filosofia e su come l'idealismo va a impattare sulla dialettica reale e virtuale che noi oggi ci troviamo a vivere. Verrà a compimento durante il... Scusate, faccio una piccola chiosa anche in merito al tema del classroom play, è una chiosa importante. Il teatro ha molto sofferto durante il lockdown, un'altra realtà ha molto sofferto durante il lockdown, è la realtà della scuola. Per noi è stato importante mantenere vivo il rapporto con le scuole, abbiamo avuto la sensazione che sia stato importante anche per le scuole mantenere vivo il rapporto con noi durante i mesi passati. Ci siamo aiutati reciprocamente nel definire le nostre progettualità on air e nel contribuire alla loro didattica a distanza. Ritengo che una riflessione culturale di qualsiasi tipo, come è quella che stiamo facendo oggi, non possa prescindere dal richiamare l'attenzione sul mondo della scuola. È lì che si costruisce il nostro futuro e dobbiamo prestare un'attenzione enorme a quello che lì succede. Ovviamente sarà complicato quest'anno lavorare con le scuole, sarà complicato lavorare con le scuole nella prima parte di stagione, ma vogliamo continuare a farlo. Questo Classroom Play digitale è la prima scelta
Stiamo lavorando per aprire le nostre sedi nel pomeriggio, quando non sono occupate da prove o spettacoli, per ospitare incontri, per aiutare le scuole a superare la difficoltà di accesso di operatori esterni all'interno delle loro sedi. È uno sforzo importante, credo che l'intera comunità si debba fare carico di questa problematica. Proprio perché parlo di scuola, non posso non ricordare che continua l'attività della nostra scuola, della Scuola di Teatro Yolanda Gazzerro. Anche noi abbiamo sperimentato la didattica a distanza, ed è particolarmente complicato fare didattica a distanza per degli allievi attori o per degli allievi drammaturghi, ma abbiamo comunque operato in questa direzione. Adesso sono ricominciati i corsi in presenza e proprio in queste settimane sta venendo a compimento il lavoro di Sergio Blanco e Gabriel Calderon, Manifesto, su cui richiamo la vostra attenzione, perché avremo una restituzione di questo lavoro già in questi primi mesi, ma poi qui si pongono le basi per un lavoro produttivo futuro. Avremo un nuovo maestro sudamericano che viene a trovarci, Lisandro Rodriguez, che durante il mese di novembre avvierà un secondo percorso pedagogico presso di noi, in questo caso anche un percorso pedagogico prodromo di attività produttive a venire. E Lisandro Rodriguez è artista non ancora noto in Italia, già conosciuto in Europa, una delle figure di riferimento della nuova scena sudamericana argentina. E insieme ai corsi di Gabriel, Sergio e Lisandro si avvierà nelle prossime settimane la seconda annualità del corso attori, questo piccolo manipolo di eroi che ha affrontato le difficoltà per l'appunto anche con problematiche sanitarie della didattica a distanza e che ha cominciato a cimentarsi adesso nella restituzione al pubblico e che adesso si accinge ad avviare il proprio secondo anno di percorso scolastico. Andremo a chiudere l'esperienza del bando radar, il dispositivo di accompagnamento, l'incubatore che avevamo immaginato per le realtà emergenti teatrali della regione. Si chiuderà il percorso a fine d'anno, purtroppo è stato tutto molto rallentato dal lockdown, ma arriveremo anche in futuro alla restituzione produttiva. Poi, visto che parlavo di pensiero e della necessità di mantenere alta la bandiera del pensiero, ricordo che continueranno le attività di presentazione di libri. In particolare mi preme ricordare una sorta di lezione di storia, presentazione di Alessandro Barbero col suo nuovo lavoro su Dante, del nuovo libro di Nicola La Gioia, La città dei vivi, e soprattutto la presentazione del secondo volume del teatro di Bernard Marie Coltès. È un autore che ha fatto cambiare il passo alla scena del secondo Novecento, che ha accompagnato la mia vita e teatrale e di studioso, e sono quindi particolarmente grato ad Arcadia Teatro Libri del fatto di aver messo mano a questa operazione complessiva di recupero del teatro di Coltès e di restituzione anche di inediti per l'Italia di opere coltessiane. Quindi molto felici di accogliere presso di noi la presentazione di questo nuovo volume. E proprio perché si parla di editoria teatrale, ricordo che continuerà naturalmente l'attività di linea, non solo ospitando le drammaturgie delle molte nuove creazioni che andiamo a proporre, ma anche regalando un nuovo volume di linea extra. Si tratta ovviamente di un volume dedicato all'Argentina, non poteva essere altrimenti, frutto dell'accordo che ERT aveva siglato lo scorso anno con l'Istituto Nazionale del Teatro di Buenos Aires.
Rispetto alla dimensione del pensiero, e mi avvio alla conclusione, ci sono una serie di iniziative che ritengo particolarmente importanti e che vorrei venissero lette nel quadro di uno sguardo organico sulla stagione che tenga insieme tutti i tasselli e tutti i segmenti di articolazione della stagione medesima. Mi riferisco per un verso alla presentazione festival sotto l'egida di La Terza Agorà del mondo dopo la fine del mondo. Si tratta di un importante volume collettivo che l'editore La Terza sta mettendo in campo in questi mesi, se ne è già molto parlato sia sui giornali sia in rete. È un ponderoso volume per l'appunto che attraverso la voce di 50 esperti studia le prospettive operative del mondo che verrà. Abbiamo pensato di farne una sorta di presentazione in forma di festival in collaborazione con la casa editrice La Terza e con il Comune di Modena. Un'occasione per l'appunto per pensare, oltre che per raccontare, cosa significa l'esperienza dell'una volta c'era. Sempre nel solco di questa dimensione di riflessioni, ricordo un progetto significativo a cui stiamo lavorando da mesi grazie al supporto del gruppo Unipol. Mi riferisco al progetto Etimologie, che vede insieme, oltre al gruppo Unipol e noi, Radio 3. È un ciclo di incontri che saranno moderati e gestiti da Marino Sinibaldi, con intellettuali che si troveranno a riflettere su come sono cambiate le parole, su come è cambiato il significato delle parole in questi ultimi, di alcune parole in questi ultimi anni. Non nascondo che era un progetto che era nato nel solco di Bye Bye 900 ed è un progetto che naturalmente trova una nuova voce e una nuova luce proprio visto specularmente dall'altra parte, dall'occhio del mondo di dopo. Sono molti i relatori che verranno coinvolti, ne ricordo alcuni. Leggo per evitare disastri: Ezio Mauro, Donatella Di Cesare, Stefano Laffi, Giorgia Serughetti, Maria Pia Veladiano, Domenico De Masi, Silvia Salvatici. Mentre sarà con noi Valeria Della Valle come lessicografa per riflettere anche da un punto di vista per l'appunto di linguistica stretta sul tema della evoluzione delle parole. L'insieme dei percorsi culturali, scusate ne ho dimenticato uno, è l'ultimo giuro. Si tratta di scienza, coscienza, conoscenza, sono sei incontri che terremo a Bologna per riflettere in compagnia di alcuni scienziati su cosa significa la scienza, su cosa significa il rapporto scienza-coscienza e su come il rapporto scienza-coscienza possa in qualche modo dare nuovo senso e nuovo valore alla voce della comunità. Le persone coinvolte in questo progetto che ci vede uniti con la Fondazione per l'Innovazione Urbana sono Mercalli, Carlo Alberto Redi, Alberto Mantovani, Chiara Saraceno, Catilina Curceanu e Marco Paolini in dialogo con Moore, Eldridge e Telmo Pievani intorno ai temi dell'evoluzione. In ultimo, e giuro che è veramente l'ultimo, segnalo anche le letture a puntate che rimetteremo in campo anche in questa stagione. Prenderà il via un percorso di attraversamento del romanzo Padri e figli, che parte per l'appunto in autunno e si svilupperà anche nei primi mesi dell'anno a venire come prodromo. Non rivelo nessuna novità perché era già stato presentato lo spettacolo dal teatro che ne è coproduttore insieme a noi, ossia il Teatro Nazionale di Napoli, prodromo alla creazione di Fausto Russo Alesi di Padri e figli per l'appunto. E con Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana, le letture di Modena sono in collaborazione con la Biblioteca Delfini, leggeremo invece
testi poetici tratti da manoscritti conservati nel corpus prezioso dei manoscritti rari della Biblioteca Malatestiana. Poesia dai manoscritti è il titolo di questo mini percorso. Chiedo scusa per la lungaggine, mi rendo conto anche della particolare fatica che lo strumento online e la mediazione dell'online mette. D'altronde era importante cercare di rendere conto della stagione che stavamo mettendo in campo e non posso che ringraziare tutti i dipendenti di ERT ed ERT nel suo composito mondo, perché ci vuole molto coraggio, molta fantasia e molta determinazione per organizzare una macchina del genere in questi tempi, e senza l'abnegazione, la generosità, la competenza, la cultura delle persone che lavorano qui tutti i giorni, tutto questo non sarebbe stato possibile. Ringraziamo Claudio Monghi, credo che il quadro delle proposte per la programmazione sia stato esposto in modo molto appropriato ed esaustivo. Certamente era inevitabile che dovesse essere anche illustrato compiutamente. A questo punto si apre, se c'è interesse e curiosità, la possibilità di fare domande. Mi riferisco in particolare ai giornalisti, con una raccomandazione che è quella di dire il proprio nome e la testata. Serve ai fini della ripresa in streaming, perché noi siamo anche collegati con le chat su YouTube, eccetera. Adesso non vorrei dire più di più, perché rischio di dire cose molto, molto discutibili dal punto di vista della appropriatezza. È aperta la possibilità dell'interlocuzione. Come aveva chiarito il presidente in partenza, è ovvio che una domanda di questo genere non poteva mancare e non ho nessuna intenzione di sottrarmi alla risposta. Mi limito solo in premessa, così do anche il tempo di recuperare Facebook, mi limito solo a chiedere in premessa attenzione soprattutto per la stagione che andiamo a presentare, perché lo si deve a questo teatro, lo si deve alle comunità che abitano le nostre città. C'è attenzione e attesa nei confronti di questa stagione e mi auguro che gli sforzi che abbiamo fatto, poi col senno di poi capiremo se sono stati sforzi sensati o meno, ma che gli sforzi che abbiamo fatto abbiano l'adeguato rilievo nella comunicazione a stampa. Per quello che riguarda la questione che ponevi, Massimo, la risposta in sostanza è già uscita sui giornali, perché, come è stato scritto, ho fatto effettivamente un incontro, un colloquio con il Consiglio d'amministrazione del Piccolo Teatro di Milano e ovviamente, così come non lo avevo fatto a luglio e mi sono trovato adesso a farlo, questo colloquio è figlio di un dialogo che è in essere e su cui, come tu stesso dicevi, non ho assolutamente idea di quale sarà l'esito. Posso sì. Parlare? Sì, può parlare. Certo. L'ascoltiamo. Allora, volevo capire, nel caso ci sia un passaggio di Claudio a Milano, adesso mi sento di nuovo, quali sono questi percorsi? Nel caso succeda che si determina questo passaggio e questa accettazione, questa indicazione
del CDA di, del Piccolo e questa disponibilità, accettazione da parte di Longhi, è evidente che si apre per Erta il problema di una sostituzione. Si tratta anche di capire quali sono e quali saranno i tempi, perché Longhi ha con Erta un contratto in essere fino al 31-12 del 2020. Tralascio il fatto che noi avevamo già impostato con lui e c'era una piena condivisione da parte di, della compagine sociale e anche sua della possibilità di dar seguito a un secondo mandato. In ogni modo, quel contratto scade a dicembre. Adesso si tratterà di capire se quei termini restano, se, come sarebbe anche auspicabile, perché come noi abbiamo presentato il primo modulo della stagione, ma sostanzialmente abbiamo in cantiere e in messa a punto anche il secondo modulo della stagione che presenteremo più avanti, e quindi di fatto fino alla primavera del 2021, diciamo, non dico che si va de plano, perché non è così, c'è un sacco di lavoro da fare, c'è un sacco di questioni a cui, come devo dire, applicarsi, però la macchina prosegue, non arriva alle stazioni a cui deve arrivare. Naturalmente il problema è progettare e pianificare quello che verrà successivamente e anche tenere conto, sperando che si sappia quanto prima, degli orientamenti e degli indirizzi ministeriali in ordine alla predisposizione del programma triennale che dovrà accompagnare la previsione della stagione del triennio 2022-2024. È stato spostato, rimarrà così, sarà ulteriormente spostato, cioè dipende probabilmente dal quadro complessivo che si accompagnerà all'attività teatrale, ma soprattutto all'andamento, speriamo, positivo e non peggiorativo della pandemia e dei problemi legati al Covid. E naturalmente noi saremo attenti ad adeguarci a quelle che sono queste trasformazioni e queste evoluzioni. In questo quadro valuteremo anche le possibilità che abbiamo e lo spazio temporale per arrivare a maturare una scelta e una decisione. Può essere a medio termine, può essere immediata e quindi cambiano completamente gli scenari. A questo non abbiamo ancora onestamente messo la testa, perché come leggete sui giornali, quello che si legge sulle cronache milanesi non solo, cioè questo precipitare di situazione è successo a metà della settimana scorsa, ecco, non è che, e forse verso la fine della settimana scorsa, quindi siamo in tempi strettissimi. Io ho potuto solo dar conto ai soci, che peraltro anche loro sono, si documentano, ma comunque, e avevamo in programma da tempo un consiglio di amministrazione e quindi aggiornare il consiglio di amministrazione sul fatto che c'era questo scenario. Si tratterà di trovare di fare una riflessione, di concertarsi con la compagine dei soci, perché la fondazione ha una compagine sociale, ha un consiglio di amministrazione e tutte queste, come devo dire, orientamenti, indirizzi, scelte saranno costruiti collegialmente, speriamo con il massimo di condivisione, e saranno anche socializzati e comunicati nelle forme e nei modi doverosamente necessari. Mi inserisco, scusa Giuliano, è arrivata una domanda su Facebook che non si sente in audio, quindi
la formulo io e do altresì la risposta. È una domanda di Anna Bandettini, Repubblica, che chiede ovviamente a me le ragioni che mi hanno indotto a cambiare la mia posizione da luglio ad oggi. E da questo punto di vista, come chiunque mi conosce sa bene, non è mio costume sottrarmi alle risposte. Semplicemente vorrei che questa risposta rientrasse dentro una comunicazione a parte, che inevitabilmente ci sarà rispetto all'esito dei percorsi che sono in essere. La risposta che sono pronto a dare in qualunque momento, sia nell'ipotesi che le cose prendano un corso, sia nell'ipotesi che le cose prendano un altro corso. Semplicemente vorrei non trasformare questa conferenza stampa in una sorta di anticipazione a margine di qualcosa che in questo momento nessuno sa cosa sia. Ripeto, non ho nessun problema a rispondere alla questione, posso solo anticipare che i pensieri che ho fatto hanno molto a che vedere con tutte le tematiche di cui ho parlato durante la presentazione precedente. E nella sede, nel momento opportuno, sarò felicissimo di rispondere, ma ripeto, vorrei che non monopolizzassimo questo momento per togliere attenzione alla circostanza per cui questa conferenza stampa è stata convocata. Non ci sono altre domande? Anche sulla programmazione e sulla stagione, che adesso nella cartella che credo sia a disposizione di tutti sono anche indicate i giorni per cui partiranno le possibili prenotazioni per gli abbonati che hanno diritto di prelazione, sono indicati, diciamo, le forme dei carnet che sono state proposte e che sono particolarmente diciamo, nell'intenzione, incentivanti alla presenza e alla risposta da parte del pubblico, e molte altre informazioni su come aprono le biglietterie, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, questi elementi che sono informazioni di servizio, magari un po' noiose, ma sicuramente per noi molto, molto importanti e anche assolutamente necessarie per il pubblico degli abbonati. Naturalmente possono valere anche i voucher di chi ha ottenuto la possibilità del ristoro degli spettacoli a cui non ha potuto partecipare e quant'altro, insomma. Se non ci sono altre domande in arrivo o formulate in vario modo, vi ringraziamo moltissimo della pazienza, ma anche della partecipazione, che è un segno di interesse, penso, alla nostra conferenza e alla presentazione del programma della stagione. Speriamo di avervi offerto delle proposte interessanti e che su queste si possa, come devo dire, fissare un'attenzione e crescere un'attenzione da parte soprattutto del pubblico che ci segue nelle nostre città. Grazie a tutti e buona giornata.